Buongiorno a tutti, sono Sandro Tognazzi e vi vorrei parlare del mio passato quando ero molto giovane, di ballerino che andavamo a ballare. Allora avevo gli amici che uno di questi aveva una Topolino. Andavamo in cinque, tre dietro, allora si stava molto stretti, e due davanti naturalmente, e andavamo fino da Brugherio, andavamo a Milano. Milano andavamo, mi portavano, perché loro avevano 25, chi 30 anni, già giovanotti diciamo, io praticamente ai miei tempi quell'età ero come un ragazzino, però dovevo dire che avevo quasi 20 anni, ecco. Vabbè, ho detto, io dico che ho quasi 20 anni e poi vediamo. Allora andavamo in Corso Buenos Aires a Milano. Lì a un certo punto fermava la macchina, scendevamo, andavamo sotto una galleria e poi si doveva scendere, adesso il nome non mi ricordo più che posto era, dove si ballava, dove c'erano i vari tavolini che la gente si sedeva, c'erano dei tavolini con le donne o gli uomini, così niente, e l'orchestra, c'erano sempre l'orchestra, cambiavano magari tipo d'orchestra, ma sempre senza dischi, le cose non esistevano allora. Andavamo a ballare, si ballava così, uno andava a prendere la dama, così, e facevamo i balli, i vari balli che c'erano allora. E così si tornava poi dopo a casa, alla sera. Un'altra volta andavamo, oppure andavamo in centro, vicino al Duomo, non mi ricordo più com'era, so che bisognava fare 123 scalini, andare su, per andare a ballare lì, in questo posto. Facevamo tutto, sempre la stessa storia, tu devi dire che hai niente, infatti tante volte poi quando andavamo via noi venivano giù anche le ragazze che c'erano lì, alcune che ballavamo, e niente, dovevo dire sempre, anche magari mi chiedevano ma quanti anni ha? E ho detto quasi 20 anni, e così raccontava la storia, così la cosa. E niente, si andava sempre a ballare così, di giorni feriali, di sera si partiva, arrivavamo e tornavamo a sera più tardi. Mezzanotte eravamo a casa, non era fino a, non so, fino alle 11 si ballava, 11, 11 e qualcosa. Niente, così facevamo la nostra ballata in tutti i posti che conoscevano questi miei amici, che erano molto più anziani, insomma, avevano la loro età giusta, io ero praticamente un ragazzino, ma siccome li dimostravo anche 20 anni, insomma, e così si andava a ballare assieme. Niente, ci sono poi i balli, non mi ricordo più che tipo di balli si faceva, i balli di quel tempo, di quell'epoca. E così passavamo la nostra giornata, la sera. Va bene, ne parleremo ancora di questo e intanto vi saluto e arrivederci, a presto.